pochino più avanti, Non siete stanchi a quest'ora, vedo. Buon lavoro, vi abbiamo fatto far tardi. Da questo Consiglio europeo esce un'Europa più responsabile e più solidale. L'Italia non è più sola. Se mi permettete, vi illustro in qualche punto quali sono gli aspetti più salienti del testo, delle conclusioni che abbiamo approvato. È passato il principio che il tema della regolazione delle migrazioni e della gestione dei flussi migratori deve essere affrontato secondo un approccio più integrato, come avevamo richiesto, che riguardi sia la dimensione esterna, sia quella interna e sia il controllo delle frontiere, all'articolo 1. Ancora all'articolo 1 è affermato il principio chi arriva in Italia arriva in Europa. Ancora all'articolo 3, che ho qui davanti, è affermato il principio che tutte le navi che attraversano il Mediterraneo, solcano il Mediterraneo, devono rispettare le leggi, quindi anche le ONG, e non devono interferire con le operazioni della Guardia Costiera Libica. Tra gli altri principi che vi segnalo, all'articolo 5 c'è il principio di un nuovo approccio per quanto riguarda i salvataggi in mare. D'ora in poi si prevedono azioni basate sulla condivisione e quindi coordinate tra gli Stati membri. Ancora, sempre all'articolo 5 è prevista la possibilità di creare, istituire dei centri di accoglienza per consentire lo sbarco e, se del caso, il transito dei migranti anche in paesi terzi, sotto il coordinamento e la cooperazione con l'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati e l'Organizzazione Internazionale per i Migranti. Un altro principio che vi segnalo è all'articolo 6, per cui in Europa d'ora in poi si possono creare anche dei centri di accoglienza nell'ambito degli Stati membri, ma solo su base volontaria. Quindi per i paesi che lo desiderano e che vogliano attrezzarsi per farlo, ci saranno questi centri basati con una gestione collettiva europea. Ancora, vi segnalo l'articolo 7, si è finalmente affermato il principio del rifinanziamento del Fondo Fiduciario per l'Africa, che ci torna particolarmente utile per le rotte dei migranti nordafricani. All'articolo 8 avevamo chiesto, era il primo obiettivo del nostro piano, della nostra proposta, abbiamo chiesto che fossero intensificati i rapporti e gli accordi con i paesi da cui hanno origine i migranti e anche con i paesi di transito. Infine, vi segnalo tra gli altri articoli, l'ultimo, l'articolo 12, si afferma chiaramente la necessità di riformare Dublino e quindi anche tenendo conto poi delle persone che vengono soccorse in mare, alla luce quindi dei salvataggi e delle regole che noi chiamiamo tecnicamente di search and rescue. Quindi direi che nel complesso veramente possiamo ritenerci soddisfatti. È stata una lunga negoziazione, come ci dice anche l'orario, ma l'Italia da oggi non è più sola, come avevamo richiesto. Aprirà i centri in Italia, come previsto da queste conclusioni? È una decisione che ci serveremo ovviamente a livello governativo in modo collegiale, direi che non siamo assolutamente invitati a farlo.